Questa è la Serie B-Win. Ottava giornata in Serie B-Win allo stadio Oreste Granillo. La sfida tra Regina e Novara è delicatissima, soprattutto per i padroni di casa, allenati da Davide Dionigi, finora vittoriosi solamente con la Pro Vercelli nel secondo turno e reduci da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Anche i piemontesi hanno però da riscattare un'amarezza, lo stop interno di sabato scorso con la Ternana, il primo per gli uomini di Attilio Tesser. E questa è la riedizione della semifinale playoff del 2011, vinta dalla Novara, poi promosso in Serie A. Si parte agli ordini dell'arbitro Cervellini. L'era di Taranto, pomeriggio assolato e caldo a Reggio Calabria, subito un errore della difesa di casa, all'ottavo minuto si invola Paolo Gonzalez ma il suo sinistro viene bloccato con sicurezza da Baiocco, rivediamo l'opportunità per il Novara, 25esimo, sfiora di testa Fischnaller, poi Di Bari non riesce a mettere in porta il tapin prendendosela poi con il palo, rivediamo soprattutto il gesto di stizza del difensore della Regina. Siamo al 28esimo, ancora Novara in avanti, l'appoggio in verticale, attenzione, Gonzalez è solo e per la seconda volta consecutiva è Baiocco a dire di no al tiro dell'argentino del Novara. 34esimo, ci prova Buzzegoli dalla grande distanza, il destro di mezzo esterno viene bloccato di nuovo dall'attento portiere della Regina Baiocco. 37esimo, il dribbling ubriacante di Piovaccari, Baiocco in due tempi ad anticipare anche Gonzalez, decisamente grande protagonista il portiere della Regina, Regina che si fa vedere sempre al 37esimo con questo sinistro di Ceravolo, alto non di molto, rivediamo la pregevole conclusione mancina del numero 9 Amaranto. 42esimo, Bastrini con una pallonata a terra ad Alessandro che è costretto a lasciare addirittura il terreno di gioco in barella dentro Melara, al suo posto un grattacapo per Dionigi. Siamo al 47esimo, ancora Gonzalez in campo aperto, attenzione all'argentino che semina il panico nella difesa della Regina. Per la terza volta è Baiocco a vincere il confronto diretto con l'avversario. Inizia la ripresa dopo un primo tempo equilibrato dove però è stato il Novara ad avere maggiori opportunità per segnare. 48esimo, cade Ceravolo sull'intervento di Ludi per Cervellera, è cartellino rosso, espulsione diretta per chiara occasione da gol. Sulla successiva punizione, 49esimo, attenzione, la botta di Eli, la deviazione in barriera di Barusso che spiazza Bardi, il vantaggio della Regina, partita che rischia di svoltare in poco più di un minuto, prima l'espulsione di Ludi, poi il gol del giovane brasiliano Rodrigo Eli, dentro Ghiringhelli per Motta, per Tesser che deve risistemare la difesa. Al 54esimo Fischnaller si divora una grande opportunità da rete, ci prova 30 secondi dopo con questo destro che sibila di poco alto sopra la traversa della porta, difesa da Bardi. 55esimo, vuole chiudere la Regina, Eli colpo di testa e Bardi con un balzo felino mette il pallone in calcio d'angolo, intervento molto bello del portiere dell'Under 21 azzurra. 64esimo, fuori Buzzegoli, dentro Lazzari con la maglia numero 20, riesce la Regina a controllare la situazione con l'uomo in più. Passiamo direttamente agli avvenimenti del recupero. 91esimo, c'è questo giallo per Lazzari per un intervento falloso su Rizzato. 92esimo, l'ultimo ad arrendersi è Pablo Gonzalez a sinistra, ancora una volta bloccato da Baiocco. Poi al 94esimo, giallo per Di Bari e Lazzari, quest'ultimo deve lasciare il campo. Novara in 9, finisce il match, sospiro di sollievo per la Regina, 1-0 sul Novara.